comprato un sacco di giocattoli. Ho comprato anche quella cosa che fa le bolle di acqua enormi e anche tantissimi altri giocattoli molto belli. Oggi ho un sacco di cose, visto che questi oggetti vi piacciono molto negli shorts, e quindi ho deciso di portarli anche qui nei video lunghi. Allora, con quale partiamo? Con questo. Allora, questa cosa qua è bellissima, perché ci ho fatto anche uno shorts. Praticamente è una cosa che si riempie di acqua, bellissima. Poi vi faccio vedere più avanti. Bellissimo. Però io direi di partire o con lo slime oppure con questo, con questo coso. Io direi prima però con lo slime. Oh no, raga, che schifo, è un pochino appiccicoso. Allora, si apre in questo modo, ok. Vediamo un attimo che cosa contiene qui e cosa ci sarà mai qui dentro. Tutto uno slimone schifoso. Eila, puzzone. Oddio, raga, questa cosa è incredibilmente radioattiva, tipo. Ovviamente no sponsor con nessuna di queste cose. No, raga, fa schifo, fa di uno schifo. Cioè, cioè, non mi piace come slime, mi dispiace. Signori che avete prodotto questa, a me non piace molto, non... il problema, allora, è bellissimo, ok? Ha un colore bellissimo. L'unico problema è che si appiccica. Gli slime non dovrebbero appiccicarsi. Vedete anche i brillantini. Oh wow, dai, per favore, mettiti a fuoco. Vabbè, ha i brillantini. È bellissimo in questo senso. Solo che, appunto, no, si appiccica troppo, raga. Non va bene. Non va affatto bene. Vi giuro che è un problema questo. Poi ha un odore orribile. No, no, c'ha un odore di chimica incredibile. Ok, togliamolo immediatamente, va via! Ah! Aiuto! Ma che schifo, ma per favore, ma che caspita ha avuto l'idea di fare questo coso? Ma per diavolo, io lo butto questo! Allora, come colore era bellissimo, solo che faceva schifo. Sembra che mi ha vomitato Kissy Missy sulle mani, che schifo! Questo dovrebbe essere molto più bello, perché sono tutti oggettini in miniatura. Se riesco ad aprirli però, perché qui guardate che è impossibile, porca puzzarda, ma come li fanno questi imballaggi? E spostati, oddio che acuto che ho tirato. A volte può capitare che io urli, ma insomma urlo solo quando mi arrabbio o quando impazzisco, che è una cosa abbastanza normale, classica. Madonna mia, che difficoltà. Come si apre? Cioè, adesso ti serve un master in ingegneria per capire come cazzo si apre. Ottimo, e l'ho aperto. Adesso stiamo attenti perché può cadere tutto e vorrei bene evitare. Allora, a parte gli sticker. Gli sticker che non ci interessano. Oh wow, aspetta, eh. Allora, non so se riesco a farvelo vedere, ma guardate, sono tutte cose in miniatura bellissime. Oh mio Dio, adesso le useremo tutte quante. Queste sono delle mini ampolline per fare delle pozioni, magari per sconfiggere i mostri cattivi che ci fanno male. Accidenti, mi sono arrabbiato adesso sui mostri. Si fa così, vedete, si mette un mini imbutino qua. Dopodiché io direi di versarci un po' di colorante rosso. Quindi si apre, dobbiamo stare molto attenti, perché i coloranti rossi, se mi finisce addosso, poi dopo divento rosso per sempre. Adesso dobbiamo stare molto attenti. Con maestria bisogna versare il tutto qui dentro. Ok. Ah, ha funzionato, sì. Sta scendendo. Raga, io mi sto chiedendo, ma questo è vernice oppure qualcos'altro? Ok, bene, bene, bene. Sto mettendo delle gocce, così il colorante va bene. Chiudere il colorante! Dopo che si è chiuso. Oh wow, pieno di brillantini. Guardate, questo è blu. E ne metto un po' così. Che bello. E adesso vi faccio vedere anche una cosa bellissima. Apri. Ok, un po' di queste cose dentro. No, aspetta, no, sono veramente grandi però. Allora ne metto solo una. Questa qui metterò. Questo è un fiocco di neve, che bello. Metterò qua. Che bello, raga. Sto diventando così creativo. Questa è anche una bacchetta magica con la quale fare le magie. Utilizzo un'altra polverina che è un pochino più viola, questa. Ok, così. Oh wow. Perfetto, adesso vi faccio vedere. Cioè, guardate qui che carino. E un altro po' di colorante, ma questa volta verde. Guardate, raga, oh mio Dio, che carino che è. Si riesce a vedere qualcosa? Adesso bisogna girare così, con la bacchettina. La bacchettina così dentro. E adesso non scende più niente. Però si è davvero trasformato, vedete? Ok. Ho messo tutta la polverina qui dentro nell'imbutino. Ma ci sono anche queste cose, ma che carine!
Fate finta di niente, questa è la pozione di mia invenzione. Basta mescolarla un po' e guardate qui. Chissà che cosa fa. Ovviamente voi non fate queste pozioni perché non credo si possano bere. Cioè, nel senso, giustamente giocateci con queste cose. È importante portare la magia grazie a questo sticker. Ta-dam! Oh wow! Che carino che è, bellissimo. E queste sembrano delle gemme quasi magiche. Ora però rimane questa cosa che è molto bella. E con questo ci divertiamo adesso. Adesso bisognerà parlare un po' più ad alta voce perché non mi sentirete proprio con tutto questo casino. All'interno della confezione ci sono delle forbici, credo a punta arrotondata, direi di sì. E sembrano le forbici di Barbie perché sono rosa. Bene bene bene, dopodiché abbiamo delle cannucce di plastica, molto molto male. Però, oh mio Dio raga, cos'è sta siringa enorme? Adesso mi prendo il sangue. No, non si può fare, ovviamente, non è una vera siringa. Anche se, sentite, fari, ai! Vedete fari, ai! E ovviamente un sacco di brillantini, palline, palline, su palline, su palline. Ma non è questo il pezzo più bello. Sono molto belle queste cose. Ma il pezzo più bello è questa cosa qui, che probabilmente avrete già visto, ma vediamo se funziona insieme. Anche perché io l'ho comprata su Amazon e non so quanto possa andar bene. Cioè, nel senso, ci sono certe cose che sono di scarsa qualità, come ad esempio quella cosa di prima che avevamo visto, che è meglio non citare più perché sennò mi arrabbio tantissimo. Mi arrabbio perché sono stato scammato, cioè sono stato truffato. Non è giusto, accidenti. Ma questa cosa mi sembra molto carina. Allora, molto carina più o meno. Cioè, è carino il concetto, il funzionamento. E adesso andremo a vedere. Tutti questi sono sticker che si possono attaccare per essere molto creativi, molto belli. Ma la parte bella non è attaccare le cose. Cioè, magari può esserlo anche. Però la parte bella è quella di far diventare questa cosa piena di acqua. E voi direte, ma cosa stai dicendo, Dunis? E vi faccio vedere. Potrebbe esserci leggermente eco, ma io qua sto facendo una cavolata grande. Qua si taglia, non so se sto facendovi vedere bene. Oh. No. Qua le cose non stanno andando proprio come previste. Ah! Accidenti. Non ha funzionato per niente. Ok, l'ho attaccato al coso della doccia. Adesso ho paura del risultato però. Vabbè, partiamo, sennò qua mi viene l'ansia. 3 2 1 Ah! Mannaggia. Ah, raga. Guardate, guardate, ero riuscito, oh mio Dio, così morbido, oddio guardate, oddio ne ho fatto uno piccolino, guardate, ha pure i brillantini, oh wow, oh che carino, oh no!